Bene, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte a chi ci segue. Solo una persona mi poteva portare. Che ore sono, Luigi? Sono le 12 e 2 minuti. Alle 12 c'è ti parti dal capoluogo di regione per arrivare in un altro capoluogo, il capoluogo dello Stocco, cioè è lo Stocco di Cittanova, Luigi. Intanto, ciao Luigi, come stai? Metti il microfono. Fammi un commento, Luigi, così io ti... Vai. Allora, naturalmente questa è la 23esima manifestazione, sono 23 anni che lo Stocco si fa a Cittanova, una manifestazione riuscitissima, domani alle 19.30 si inizia con la degustazione, poi ci sarà il concerto dei Romedi sia in via Campanella e il concerto di Cosimo Papandrea a Piazza Calvario. È l'attesa più assoluta, cioè nel senso qui ci sono e i migranti che hanno programmato le loro ferie per la festa nazionale dello Stocco. Grazie, nel frattempo ci avviciniamo, vedete qui abbiamo il sindaco di Cittanova, buongiorno sindaco, buongiorno, le lascio il microfono così si presenta in diretta perché è il nuovo sindaco, vai. Sì, buongiorno a tutti, sono sindaco da appena 2 mesi, sono davvero orgoglioso di questa 23esima edizione della festa nazionale dello Stocco, è un orgoglio non solo per Cittanova, ma per tutta la Calabria. Grazie sindaco, poi parliamo perché poi la coinvolgo. Ma la cosa incredibile è che questo sì. Ciao Pino, come stai? Ah, ma non invecchi mai, ma ti hanno imbalsamato? Sono 23 anni che ci incontriamo. Ti hanno imbalsamato? Sì, nel poco. Qui abbiamo lo chef di Cittanova, è uno dei chef, no attenzione, qui ci sono 200 persone che lavorano, lui fa parte, si chiama Giuseppe. Vai Giuseppe, che avete fatto? Adesso la commentiamo e poi? Poi abbiamo fatto i macaroncini con Stocco e Petricelle. Sì, allora intanto questo cos'è, scusa? Questo è l'antipasto di Stocco. Antipasto di Stocco, devi commentarlo però. Pomodorino e olive. Pomodorino e olive, poi abbiamo le frittelle. Frittelle di Stocco. Sì. I macaroncini con lo Stocco e Petricelle. Ah, questo è buono, eh? Questo si fa, scusa, questo si fa questa sera, quindi Petricelle. No, stasera, domani, domani sera, tengo io. Okay. Quindi, le ventricelle con lo Stocco e le macaroncine, ventricelle e Stocco, poi lo Stocco con alla iotta e infine il baccalà alla mugnaia. Cioè, una cosa incredibile, allora intanto abbiamo Francesco D'Agostino, ciao Francesco, adesso io mi avvicino anche perché è importante una cosa, quanta gente si prevede per domani Francesco? Abbiamo fatto vedere il menù perché è importante, perché anche prima l'abbiamo fatto vedere quest'anno. Quindi noi aspettiamo via le persone come sempre tutte nuove. Io credo che sarà una serata importantissima e quindi qui Viale Campanella si formerà come un ristorante dell'aperto sotto le stelle. Ecco, un ristorante all'aperto sotto le stelle, però adesso io mi giro perché nel frattempo che stiamo raccontando tutto questo, la gente vuole sapere cosa accade, giusto? Qui c'è il sole proprio centrale. Allora, Francesco, fammi capire. Pino, intanto i nomadi, e ancora i nomadi. Ancora i nomadi anche per quest'anno, l'abbiamo scelto perché quest'anno compiono 60 anni di carriera. E poi è un binomio vincente, onestamente. Vabbè, io ricordo quello dell'anno scorso, era strapieno, sì. Ma quest'anno tutta la città vuole vivere nel contesto anche delle serate, non solo il concerto dei Nomadi, c'è quello di Papandrea anche. Sì, ci sarà anche la Taranta di Papandrea, che è una cosa importante. Noi abbiamo scelto i Nomadi, anche quest'anno c'è stata qualche critica anche, perché dire i Nomadi per 3 anni di fila, però ci è stato chiesto da tutta la Calabria, anche fuori dalla Calabria, sta arrivando gente dalla Sicilia già da stasera. Si stanno prenotando? Sì, per domani. E anche da Roma, da Milano, Torino, da tutte le parti. Allora guardate un attimo, ripresentiamo amici quello che è la serata importante per domani. Allora partiamo di nuovo, vai, torniamo un attimo in diretta, miglioramenti, allora non capito, vediamo un attimo. Ecco qua, scusate, torniamo di nuovo in diretta per riproporre questo piatto. Allora, vieni, ripetimi il piatto. Questo abbiamo, così... è antipasto di Stocco. Ecco, vogliamo un attimo girare questo antipasto di Stocco? Crudo, vai. Stocco crudo, Pino, vieni, Stocco Pino. Crudo. Pino, vieni qua, Stocco allora crudo. Che bisogna specificare allora, la Stocco ecco, crudo. Questo è il menù, ecco, questo è il vassoio, che saranno... Vassoio, vero? Vai, commenta. Questo è il vassoio di Stocco crudo, peperoncino, olive. Poi il pomodorino, poi le frittelline di Stocco. Questo è il, diciamo quello che è il vassoio di domani. Esatto.
Poi abbiamo maccheroncini di stocco, con stocco del Venticelle. Quindi maccheroncini con stocco del Venticelle, questa è la porzione, guardate un attimino, guarda, buonissima, attenzione, di altissima qualità. E poi dopo abbiamo che cosa? Lo stocco alla Jotta. Alla Jotta della città novese, con olive, pomodoro e qualche peperoncino. Ecco qua che facciamo un'anticipazione per domani sera, gli amici che ci stanno guardando da tutta la Calabria, ma non solo, ma anche gli amici che sono in Italia e all'estero. Quindi guardate un attimo, Pino, descriviamo di nuovo, vai di nuovo Ciccio. Allora, c'è lo stocco crudo, come dicevamo poco fa, sì. Fatto prove, deve rimanere crudo, sì. La bellezza è questo, condito. Poi la frittellina, la pasta. La frittellina che ti posso assicurare che c'è quello che la mugnaia. Io metterei mano subito alla pasta perché la pasta non l'ho mangiata. Buonissima. Senti, Ciccio, poi c'è l'altro secondo di baccalà alla mugnaia con olive. Ah, ok. Tutto buono, questo è il vassoio. Questo è il vassoio di domani sera. Domani sera. Quanti posti abbiamo a sedere? E vediamo un attimo qui e poi parliamo. Questa è la situazione legata ai posti a sedere. Pino, quanti posti a sedere? Abbiamo 1500 posti a sedere, naturalmente ci si alterna. Perché la gente... 1500 posti a sedere, ma si alternano. Non vedi mai un ristorante, quando mai dall'aperto 1500 posti? È vero, è vero. Dai pure, ecco, facciamo una panoramica. L'ho fatta adesso, il sindaco, sì, da 1500, un ristorante all'aperto, 1500, dove poi i vostri si presentano e dice avete mangiato, date spazio. Non cacciamo nessuno, nel modo più assoluto, ma è discrezione degli per correttezza, buon senso si chiama. Lasciare spazio a chi sta facendo la fila, subito dopo si ritrova un posto libero per poter anche loro godere di questa meraviglia. Bene, sindaco, una bella occasione questa legata alla festa nazionale dello Stocco. Una città che si risveglia, una città che rivive, un'azienda, un imprenditore che da anni, insieme anche a Lino Polimeni, ha dato il giusto risalto alla città. Sì, effettivamente l'organizzazione della festa da parte dell'Associazione Turistica Prologo di Pino Gentile e dell'azienda Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino è impeccabile. È un orgoglio, come dicevo prima, per tutta la Calabria. Io ritengo che le amministrazioni comunali debbano favorire, aiutare questo tipo di iniziative che fanno diffondere un'immagine positiva di Città Nuova e della Calabria, non solo nei confini nazionali, ma anche all'estero. Assolutamente. Grazie sindaco. Allora guardate, io voglio far vedere. Ciao signora. Signora, già siete arrivata voi? Cioè voi già siete qua, signora? Non ho capito, ma siete già arrivata voi? No, è domani sera. Ma è domani sera la sagra? Sì, ma veniamo pure domani sera. Cioè. Avete anticipato? Vi state prenotando già il posto? Stasera? Oh, adesso state chiedendo per il posto. Meno male. Allora guardate qui, signori amici telespettatori, questa è la situazione. È tutto pronto per domani sera alle ore 19.30, dalle 19.30, poi intorno alle 22 ci sarà il concerto dei Nomadi. Guardate quanti posti, 1500 posti a sedere, è uno spettacolo unico per ricordare come sempre la diretta, e l'abbiamo fatta volentieri per raccontare appunto l'amico Francesco D'Agostino. Torniamo in diretta di nuovo, ci vediamo prossimamente. Noi domani sera alle 19.30 siamo qua, vi aspettiamo numerosi dalle 19.30, è la festa nazionale dello stocco più importante d'Italia.